Amici dell'opinione, bentornati alla nuova puntata di Cura Ricostituente. Oggi parleremo di un tema, di un argomento che si sposa pienamente con la matrice originaria della rubrica, ossia di diritto, nello specifico di diritto penale, e parleremo della riforma Cartabia, ossia di quella legge delega, ora decreto legislativo, che affronta il processo penale sia dal punto di vista della sua efficienza, ma anche nel merito, quindi dal punto di vista sostanziale. E a proposito, abbiamo invitato un illustre protagonista del foro di Roma, un esponente della giurisprudenza e dell'avvocatura penalista, di famiglia, di marca famiglia, in quanto si chiama Pannain, Remo Pannain, che è un illustre avvocato penalista che potrà aiutarci a capire meglio di cosa si tratta e come poteva essere migliorata oppure non migliorata questa legge, questa riforma Cartabia. Ben arrivato, avvocato Remo Pannain, io ti do del tuo, ovviamente. Fai benissimo, grazie, un saluto a tutti. Sto Come stai, Remo? bene, grazie, sono ancora a studio, come vedi, ma mi fa molto piacere essere invitato alla tua trasmissione e ti ringrazio molto di questo invito. Io prima dell'intervista ci tengo a sottolineare quanto il tuo spessore, la tua statura professionale sia rilevante non solo per il cognome che porti, in quanto tuo nonno e nonché tuo padre sono stati due grandi protagonisti del diritto penale italiano, ma anche tu stesso hai tenuto alto il nome e ricordo sempre che tuo padre raccontava a mio padre quanto dicessero alla fine tu sei il padre di Remo Pannain, quindi hai superato il maestro, come si vuol dire. Vabbè, questo è molto carino da parte tua, ma non è proprio così. Lui diceva così e io ci tengo a ricordarlo. Detto ciò, passiamo nel merito. Remo, allora, come ti sembra questa riforma Cartabia sulla riforma del processo penale e soprattutto ai criteri direttivi applicati riguardo all'efficienza, all'accelerazione? E credi che potrà risolvere davvero questa incertezza del diritto e queste lungaggini dei processi penali? No, questo credo proprio di no. Mi sembra che la tua speranza sia una speranza importante, una speranza che abbiamo tutti noi avvocati penalisti, ma io non credo che con questa riforma si riescano a raggiungere, si riusciranno a raggiungere tutti questi obiettivi. E io credo però che ci sarà che sia un tentativo, un buon tentativo di aggiornare il processo penale italiano e di portarlo di più al passo coi tempi rispetto a quello che è l'attuale codice di procedura penale. Ti devo dire che la necessità di cambiare così spesso e così radicalmente le norme del diritto sostanziale e quelle del diritto processuale penalistico sono però purtroppo all'evidenza di chiunque, anche non giurista, la prova del 9 che la giustizia penale non funziona. E secondo me la giustizia penale non funziona perché il nuovo, ormai non più nuovo, codice di procedura penale, quello attuale, rispetto al codice precedente, ha delle lacune immense. Probabilmente il legislatore, quando lo ha scritto, quando ne ha disposto l'applicazione, sperava che i riti alternativi funzionassero di più e tantissime altre cose. Invece, se ci troviamo a dover fare ogni volta dei cambiamenti soltanto per cercare di aggiustare un po' il tiro, non è proprio il metodo migliore, secondo me, perché poi il tiro si aggiusta da una parte, ma probabilmente va fuori il bersaglio dall'altra. Vengono Secondo fatte però anche delle cose molto sagge in questa riforma Cartabia, assolutamente sì, viene molto migliorata la tutela della persona debole o incapace, viene molto migliorata tutte le misure alternative, quelle che oggi sono le misure alternative alla detenzione, quindi si cerca in qualche maniera di snellire il processo, ma poi bisognerà fare i conti con la realtà, perché la realtà è che anche se io oggi potrei in un processo patteggiare, rendendomi conto, perché sono in tribunale tutte le mattine, che questo stesso processo molto probabilmente si prescriverà, non patteggio
faccio il giudizio ordinario, ingolfo il già ingolfato dibattimento e probabilmente porto a casa un risultato migliore per il mio cliente. Questo se sei un avvocato che tutte le mattine bazzica per il tribunale. E poi un'altra cosa che a me manda veramente fuori in testa è: non si può scrivere una legge facendo riferimenti, cioè dopo la parola gli dell'articolo tal dei tali è aggiunto un punto e virgola o un punto, ma se devi scrivere l'articolo, no, che almeno lo capiamo senza dover uscire pazzi ogni volta a cercare tutto, sì, quello questi che continui può... rimandi, questi continui rimandi, i rimandi sono veramente una vergogna prima di tutto e sono simbolo di un calo della civiltà giuridica per il quale noi italiani e Roma eravamo famosi nel mondo, insomma, di una decadenza culturale. Purtroppo è così e non ci possiamo. Ma secondo te questa nuova disciplina o questo incremento della disciplina della giustizia riparativa è un bene per la certezza del diritto? Sai cosa succede? Anche con il patteggiamento, no? Molte volte si usa questo rito alternativo nonostante l'innocenza del soggetto. La giustizia riparativa è senza dubbio una cosa che può funzionare molto bene e che può funzionare molto bene anche per aiutare alla velocizzazione del processo. Ma come dicevo prima, io non sono convinto che poi nell'attuazione pratica, nella quotidianità, i primi mesi la scopa è sempre buona, la scopa nuova pulisce sempre bene. Poi dopo un po' però bisogna vedere nell'applicazione quotidiana, nell'applicazione reale, se vale la pena. Perché la norma è lì, non è solo quella norma lì, ma è lì all'interno di tutta la struttura del processo. E se il processo nell'insieme non funziona, io più volte in convegno ho detto, io sono vecchio, ho fatto il vecchio codice funzionava bene, perché l'abbiamo dovuto cambiare? Per avere un codice che oggettivamente funziona male? Se proprio vogliamo fare delle grandi riforme, applichiamo l'ipotesi del patteggiamento davanti al giudice istruttore, il vecchio giudice istruttore, e manteniamo il codice di procedura penale di una volta, che funzionava bene. Gli omicidi colposi incidente stradale, oggi si chiamano omicidio stradale, si facevano in 20 minuti perché la perizia l'aveva già fatta il giudice istruttore e soprattutto perché il giudicante conosceva il processo. Oggi quante udienze servono per fare un incidente del genere, un processo del genere che una volta si faceva, ripeto, in 20 minuti? Servono 6-7 udienze. Allora dov'è il vantaggio? Ma perché hanno fatto questa riforma in questo modo, secondo te? Perché all'epoca sembrava cambiare il codice, modernizzare l'Italia, modernizzare la nazione. Sai, dietro la testa del legislatore, che per noi rimane un concetto astratto, noi non ci siamo. Forse c'era il complesso della matrice del ventennio del codice di procedura, del codice penale. Guarda, ci sono delle norme incomprensibili, scritte in un italiano non chiaro. Io ho letto su qualcuno di questi libri qui dietro, che sono i libri addirittura molti dei quali comprati da mio nonno, che una volta terminato il codice Rocco, Mussolini chiamò i professori di lettere, li mise al tavolo con i professori di diritto per accertare se il concetto che i professori di diritto volevano esprimere fosse realmente espresso in italiano corretto e comprensibile, poiché espresso in italiano corretto. Allora voi capite che un codice del genere può averlo fatto pure il più mascalzone di tutti, forse no, ma è un codice che funziona, è un codice che si capisce. Oggi molte leggi non si capiscono, ma non è che non le capisco io, non le capisce nessuno. Vuole un ermeneuta, bisogna fare un processo ermeneutico. Deve pensare nella testa di chi l'ha scritto. Sì, è vero, è vero. In questo noi certe volte ci leggiamo le norme preliminari, no? Però poi ci rendiamo conto che oggi il legislatore, sempre questo signore astratto, questo concetto astratto, scrive delle leggi non già per ottenere un preciso risultato sociale, ma per ottenere un grande risultato mediatico. E questo non fa bene, e soprattutto nel mondo del diritto penale. A volte ridendo, diciamo in tribunale quando prendiamo il caffè con gli amici, se cambiassero il corpo umano come cambiano il codice di procedura penale, i medici non saprebbero come curarci.
No, ma però è preoccupante, no? è molto preoccupante, ma poi l'aspetto insolito è che si parla tanto di certezza del diritto, garanzie costituzionali, e poi da parte di quelle forze politiche che rappresenterebbero, diciamo, vogliamo dire la sinistra o una forma di sinistra nuova, si va sempre a intaccare poi i principi costituzionali che fanno parte del diritto sostanziale, Ma come la prescrizione, per esempio, che è stata quella recentemente. è pure quella è una cosa, ci sono delle interpretazioni anche della Suprema Corte che servono a tappare il buco del Hai malfunzionamento capito? della struttura giudiziaria italiana, ma non sono, a mio avviso, per carità, io parlo per me, non sono proprio l'interpretazione corretta del principio che la prescrizione serve a far venir meno la pretesa punitiva dello Stato a causa del decorrere del tempo. Chiaro, Ma chiaro. io ti volevo dire un'altra cosa rispetto a quello che hai detto tu poco fa, cioè il politico che parla, che dice, che fa. Tu sai che io per passione faccio il prestigiatore. E ho questo hobby che coltivo da quando ero bambino. Nel mondo dei giochi di prestigio si insegna che il movimento grande copre il movimento piccolo, quindi io muovo il fazzoletto a grande e l'altra mano va in tasca perché tu hai guardato il fazzoletto fare chissà quale evoluzione. Ecco, tutto questo parlare di cose a volte difficilmente comprensibili, ma comunque belle, servono a coprire spesso un movimento piccolo che è bene che non si noti, insomma, no? Che è devastante, sono d'accordo, sono A volte è d'accordo. devastante, non sempre, a volte è devastante. Ora, io non voglio dire peste e corda, perché la riforma Cartabia ha degli spunti pregevoli, però nell'insieme, secondo me, è soltanto un ulteriore aggiustamento che tra qualche anno dovrà essere riaggiustato e riregolato. Però noi già abbiamo un serio problema di eccessiva legislazione, tant'è che il ministro Orlando, già ministro della giustizia, legiferò la riserva di codice, no? Accorpò varie leggi perché erano sparse nei meandri più dei satelliti o come dire, dei pezzi di pianeti che girano nell'universo. E a quel punto verrebbe cioè, la domanda spontanea: ma secondo te non sarebbe il caso di ridurre le leggi e renderle operative in funzione di principi costituzionali, senza Questo, entrare in meandri di quelli che contraddicono fra di loro? questa è la logica del cittadino. Però No, scusa, tu faccio una legge specifica, no, è troppo generica. Legge del 26 aprile 2016, mi pare, no, 2019, perdonami, numero 35. Riforma della parte dell'articolo sulla legittima difesa, quella in particolare quella domiciliare, in cui il governo all'epoca magari fosse Lega 5 Stelle, e inserisce la parola l'avverbio sempre, che determina una presunzione assoluta nei confronti della legittima difesa domiciliare, no? Tra l'azione e la reazione, e anche sulla necessità di difesa. Poi arriva Mattarella che nel promulgare la legge, perché è sua funzione e non si poteva certo, opporre, inserisce la lettera di accompagnamento che va a contraddire la portata di riforma di quel sempre, riportando la legittima difesa domiciliare equiparandola a quella ordinaria, quella del primo comma, per capirci, in cui non c'è questo avverbio sempre che potenzia la presunzione assoluta. Ecco, di fronte a ti ho dato un esempio specifico. Di fronte a questa operazione, dove dietro ci sono ideologie, formazioni politiche, interessi politici, come può un magistrato giudicare con una linearità? Perché poi interpreta o secondo la lettera d'accompagnamento, o comunque influenzato da quella lettera, o secondo la riforma del governo, con l'inserimento di quell'avverbio sempre. Dimmi. secondo me, un governo meno astratto del concetto astratto di legislatore che noi studiamo a scuola avrebbe dovuto prendere atto della direzione data alla norma dal Presidente della Repubblica e modificarla in maniera chiara. Ma questo non è stato fatto. E che dobbiamo fare? Poi capisci, possono fare tutte le leggi che vuole, ma poi ti trovi
A che contraddice B e B che contraddice A oppure contraddice C, alla fine non si capisce nulla. O meglio, nel caos, come si dice, nel torbido si pesca meglio, no? Ho capito. Adesso ti voglio raccontare un'altra cosa, perché noi in fondo dobbiamo parlare di questa riforma Cartabia. Sì, prego. La riforma Cartabia rende moderno anche la produzione documentale che deve essere fatta, e quindi si applicano in forma attraverso il computer, attraverso dei portali, si depositano dei documenti in formato telematico, il processo telematico. Allora io vi racconto un fatto semplice, del quale però poi la riforma dà atto, perché spiega che cosa succede se per caso il sistema informatico non funziona e ci sarà un funzionario o un dirigente del ministero che dovrà certificare che la piattaforma non funzionava e pertanto rimettere in termine, eccetera, eccetera. Però, siccome in Italia le cose funzionano un po' così e soprattutto le innovazioni ci mettono un bel po' di tempo a prendere forma, ci troviamo nella triste condizione di dover depositare un documento per forza in formato elettronico, per forza attraverso la piattaforma, e poi dover andare in cancelleria a dire: guardate che ieri vi ho mandato questo documento, l'avete scaricato? E questo perché lo dico? Perché io già due volte, non una volta sola, due volte ho depositato dei motivi di ricorso per Cassazione, non sono stati scaricati da chi avrebbe dovuto, ed è arrivato l'ordine di esecuzione. Per fortuna non è arrivato l'ordine di cattura, per fortuna non eravamo in quella condizione in cui l'imputato condannato doveva scontare una pena detentiva, ma c'era quell'ipotesi con la pena sotto i 3 anni dove si può chiedere la sospensione dell'esecuzione e l'affidamento in prova al servizio sociale. Sì. Ragazzi, io vi ho depositato il ricorso per Cassazione, la sentenza non può passare in giudicato. Certo, non sono venuto in cancelleria a dirvelo, ma mi cacciate sempre via quando vi vengo a dire vorrei portarti questo foglio. No, mi vengo tramite il portale. Se poi tu il portale non lo scarichi o se qualche cosa di meccanico succede non nella piattaforma del signor Ministro della Giustizia, della quale sarà poi certamente il dirigente a certificare, a rimettere in termine, eccetera, ma nel computer di quella cancelleria, come la mettiamo? No, ma che sta dicendo? I tempi scorrono, che vogliamo ancora stare sulla carta, adesso bisogna mandare le cose in formato elettronico. Bene, benissimo, anche se sono vecchio mi adeguo, però vi dico, pensate che queste cose sono già successe tante volte, se sono successe due volte a me non voglio dire... queste defezioni accadono anche nel processo civile. Certo. Quali sono le scadenze? Uno, alla fine, come dici te, a meno che uno non lo faccia nei termini, all'inizio dei termini, non sia in prossimità della scadenza, fa sempre due operazioni, cioè invia dal punto di vista telematico la documentazione e poi si va a informare in cancelleria se è stata ricevuta. Ma allora il vantaggio è finito, no? Appunto, allora c'è un problema di base, che qui si vuole anche in virtù delle direttive dell'Unione Europea andare verso orizzonti di progresso tecnologico, quando forse in realtà non ci sono, diciamo, quelle opportune protezioni nell'eventualità che venga meno il funzionamento del computer o ci siano degli imprevisti, e questo determina quello che tu hai appena detto. Allora io credo che prima di fare delle riforme, soprattutto come quella telematica nell'ambito del processo penale, quindi parliamo di un aspetto importante dello Stato di diritto, a quel punto dovremmo essere sicuri dei mezzi a disposizione di come affrontare eventuali sorprese, ma questo credo che non ci sia oggi. Forse dovremmo avere un secondo computer di emergenza, il quale però... oppure bisogna avere un server, un cloud, un qualcosa che memorizzi quel determinato documento appena inviato, in modo tale che se c'è una temporanea problematica di quello specifico computer, di quella cancelleria, viene
e viene colmato da questo server, credo, no? Un database dove... Ora, io faccio l'avvocato e già mi lamento troppo. Ora, non voglio lamentarmi da informatico che proprio non sono. No, è chiaro, però qui siamo di fronte a mezzi che dovrà, con cui si dovrà misurare sempre di più il mondo dell'avvocatura, e capisci? Il penale con il pretore mandamentale, con il pretore funzionava. Sai, anche far decidere la responsabilità di medico in un procedimento per omicidio colposo da una sola persona, non lo so, forse il collegio era meglio, no? No, era molto migliore come modalità, perché dava maggiori garanzie. Però io credo che oggi ci sia una tendenza, e forse è tipicamente italiana, che il momento in cui c'è un momento critico, qualsiasi problema esso sia, si taglia corto. Cioè si arriva al punto di dire ridimensioniamo la prescrizione, facciamo tutto telematico, poi chi rimane con un problema, peggio per lui. Un'altra cosa che è molto italiana, della quale io in questo momento sono rappresentante: ogni volta che c'è qualcosa di nuovo ci si lamenta. Sì, è chiaro. Ma forse dovremmo anche dare lo spazio a questa riforma di dimostrare il proprio valore. Io qualche dubbio ce l'ho, te l'ho appena detto, ma ci sono, come ho detto all'inizio, anche delle cose molto valide, come la sostituzione della pena detentiva, eccetera. Ma anche la notizia Grimis. Abbiamo la modalità di rieducazione, adesso il nome esatto non l'ho ancora imparato. Anche in riferimento alla notizia Grimis, che c'è la possibilità, insomma, di accelerare i tempi per l'archiviazione, qualora non ci fosse una ragionevole, diciamo, affidabilità della notizia ricevuta. Quindi voglio dire, in sostanza ci sono dei miglioramenti, ma io entravo, diciamo, prendevo spunto da questa riforma, dalla riforma Cartabia, per parlare in generale di come poi alla fine certe riforme, anche valide o con aspetti o disposizioni valide come questa riforma, possano essere compromesse, perché poi non c'è una struttura, non c'è una presenza di operatori che vanno dagli ausiliari del magistrato, che possano portarla avanti. Quando mio padre mi chiese se avessi voluto fare l'avvocato, e io gli dissi da grande, io stavo per finire la terza media, disse: allora devi fare il liceo classico. Bravo. E oggi invece si accede a giurisprudenza anche con una preparazione diversa. E la gli esami della facoltà di giurisprudenza sono diversi da quelli che... cioè, alcuni sono gli stessi, ma altri sono differenti. Ci sono delle innovazioni, ci sono delle cose che sì, funzionano, poi si esce dalla facoltà. Però già prima, sì, no, guarda, su questo è da rivedere. Insomma, alla fine avvocato e magistrato fanno la loro parte, però poi la giustizia non ha gli strumenti, non ha il personale, non ha i mezzi, ma soprattutto lo Stato non ha i soldi per personale, strumenti e mezzi, e ogni tanto si deve mettere una toppa, come temo, ma non mi permetto ancora di dirla perché non è ancora entrata in funzione, come è stato fatto comunque anche in passato, anche il codice rosso ultimamente è entrato in vigore un paio d'anni fa, mediatico, sì. Sì, ma... è chiaro, come le scarpette rosse. Però vedi, su questo sfondi una porta aperta, come, perché forse io sono meno democratico di quanto fosse Aldo in questo contesto, riguardo a questo argomento, perché io a mia figlia ho detto: se tu vuoi continuare a studiare devi fare solo il classico, perché comunque sia, secondo me il classico è alla base di ogni, preparazione di spessore per qualsiasi poi... Ero bambino, avevamo una casa al mare che comprò mio nonno a Torvaianica. Uno dei vicini di casa era professore di matematica e ingegneria, e diceva sempre che i suoi migliori allievi venivano tutti dal liceo classico. Ma questo è un chiaro, po' perché il ragionamento del latino, nonché del greco, ti apre la mente per qualsiasi altro tipo di analisi. E ti dirò di più, quello che hai detto te è verissimo: non si può affrontare giurisprudenza se non si ha un minimo di cognizione del latino, della grammatica latina, ma anche di tutto ciò che appartiene al diritto romano, e quindi all'istituto dell'ex Aquilia. Cioè, se tu non hai una competenza di base, soprattutto latina, nonché greca, è chiaro che poi avrai difficoltà nel comprendere solo certi istituti che poi ti ritrovi anche nell'età moderna, a riprova del fatto che noi siamo gli eredi di una grande tradizione
del diritto, qual era quel diritto romano. Quindi mi hai ricordato che mi facevano imparare a memoria che in legge Aquilia et levissima culpa venit. Quando gli avvocati diventano vecchi cominciano a raccontare le cose che si ricordano. Quindi. Ma secondo te, per chiudere, quale sarebbe la riforma diciamo principale, prioritaria da fare per poter rendere, non dico più veloci perché semmai hanno, però diciamo più funzionale alla certezza del diritto penale questo paese? Tornare al vecchio codice di procedura penale applicando l'istituto del patteggiamento davanti al giudice istruttore. E come ha detto Nordio in una mia video intervista recente, aumentare anche il personale, gli ausiliari. Quello è ovvio. Tieni conto che il cosiddetto rapporto giudiziario, oggi l'informazione, oggi la notizia di reato, il rapporto giudiziario lo scriveva il maresciallo, lo controllava il capitano, lo rivedeva il colonnello, ma era nel fascicolo dall'inizio fino alla Cassazione. È chiaro, chiaro. Poi sai, questa è l'esperienza di un vecchio avvocato che si ricorda che quando faceva i processi con il vecchio codice funzionava tutto, mi sembra che funzionasse tutto meglio. Io il nuovo codice lo applico quotidianamente, il nuovo ormai si fa per dire, ma se ogni tanto gli dobbiamo dare un'aggiustata era meglio utilizzarne uno al quale ormai le aggiustate erano state date e funzionava bene. Ma non sarebbe poi opportuno, secondo te, questa è l'ultima domanda, consultarsi con gli operatori del diritto? Cioè, com'è possibile che strada ci sono i rappresentanti dell'avvocatura, i quali però spesso sono, o della magistratura, i quali però spesso non sono quelli del campo di battaglia. No, no, io intendo quelli che stanno nel campo di battaglia. Vengono in 10 tribunali e fermano la gente a caso. Appunto. Io vorrei. Sono gli organi istituzionali, i consigli dell'ordine. Ma non sarebbe un qualcosa di buon senso fare questo? Cioè, anche per capire nella pratica quello che realmente serve. Quando però l'avvocato diventa politico, anche se fino a ieri bazzicava il tribunale tutte le mattine, oggi è sottosegretario, si dimentica prima di fare una modifica normativa di farsi una passeggiata per il tribunale che lo ha visto fino a un anno fa. E questo purtroppo è così. Che ci possiamo fare io e te? Niente. Nulla proprio. Remo, guarda, io sono felice di averti intervistato perché diciamo che ho colmato la lacuna politico-legislativa, appunto, che non sente e non ascolta gli operatori che stanno sul campo, quale in questo specifico caso sei tu, e spero che per i telespettatori sia stato utile per capire realmente quali siano i problemi che affronta un avvocato penalista e tutto leader del processo. I problemi dell'avvocato li affrontano sia i pubblici ministeri che i giudici, cioè i magistrati, i cancellieri, i dipendenti dei vari tribunali, perché siamo messi nella condizione di non lavorare bene. E questo è il vero problema per cui in questo paese non c'è la certezza del diritto, o meglio, quella certezza che Si rovescia sul cittadino che ha a che fare con la giustizia, sia da imputato che da persona offesa. E anche, permettimi, anche sui costi, perché tutto questo costa al cittadino italiano. Senti, Remo, guarda, vedremo come verrà ulteriormente attuata per dare una valutazione reale, vediamola sul campo di battaglia. Diciamo che noi terremo sempre tutto sotto controllo. Quindi, grazie, alla prossima intervista poi ci prenderemo un caffè con calma. Un abbraccio e grazie del tuo intervento. Grazie a te. Ciao Remo. Amici, abbiamo sentito una testimonianza diretta di chi opera sul campo, una testimonianza competente e illustre allo stesso tempo, e vi lascio con questa domanda. Sentendo tutto quello che abbiamo finora esposto, secondo voi sarà una riforma Cartabia piuttosto quelle che verranno a rendere questo paese finalmente civile per quanto riguarda la garanzia della certezza del diritto, oppure dovremmo affrontare radicalmente il problema, magari riducendo l'eccessiva legislazione e soprattutto magari ritornando a come inizialmente c'eravamo col vecchio codice e con vecchie procedure che per quanto potessero avere dei difetti non erano così drammaticamente inefficienti come oggi verifichiamo. Grazie per la vostra presenza e ci vediamo alla prossima puntata di Cura Ricostituente. Arrivederci.
Grazie.